altro giorno, altre esplorazioni. Ragazzi, buongiorno e bentornati. Siamo ancora qui, chiaramente, in America. A brevissimo usciremo insieme ad Antonio con la nostra belva, la nostra bestia, l'RSV4 RR che tanto gentilmente Aprilia ci ha fornito per la durata di questo viaggio. E oggi abbiamo un po' di cose da fare. L'argomento, come avete detto sicuramente dal titolo, è quanto costa essere motociclista qui in America. E proprio con Antonio ho deciso di fare un piccolo tour in quello che saranno un concessionario che conosce lui, dove diciamo è affezionato perché porta la sua Ducati in assistenza, e succede spesse volte che devi portarla a riparare, no? Perché facciamo vedere, accendi il quadro. Come ogni permotarde, cosa può succedere? Questo è sempre spia fissa. Spia motore fissa, accesa. Non si è ben capito perché. Però vabbè, finché funziona e finché dura, fa verdura. Detto ciò, dopo essere passati in questo concessionario, aver visto quanto costano le moto e aver fatto un po' di domande più approfondite che non vi spoilerò adesso, andremo a vedere uno dei negozi e delle catene più affermate, penso in tutta l'America, che è Cycle Gear. Però prima di fare qualsiasi altra cosa, credo che la nostra belva abbia bisogno di bere, e quindi proprio come lei anche noi andremo a fare colazione. Mi hai promesso oggi, e una promessa è debito, caffè questa mattina garantito. il migliore di... che puoi trovare qua. Ok, migliore di Los Angeles, colazione, facciamo rifornimento e ci spostiamo. Ed eccoci finalmente arrivati, benzinaio e posto dove fare colazione. Buongiorno! Come andiamo? Lui è Paolo, è un amico di Antonio che bazzica spesse volte il suo canale, e oggi, visto che anche lui è italiano esportato, espatriato, che adesso vive qui a Los Angeles, e Paolo farà la pistata che abbiamo in programma io e Antonio insieme a noi. Che moto hai? Dipende. No, quella che userai in pista. No, ne userò due probabilmente. Ecco, perfetto. Quindi prima vi umilierò con un RSV4 e poi c'ho un RS leggermente modificata. Qualcosa ho visto. Io però, visto che ancora non abbiamo fatto colazione, direi di andare. Così sì, poi un attimo innamorato, un secondo. Ah, beh, l'italianità. La 500 è sempre una bella macchina. Diciamo che siamo italiani. Se tu vuoi andarti da dire a fare questa figuraccia, vai. Ok, andiamo a mangiare. Andiamo. Parliamo. Signori, questo è il caffè che mi aveva promesso Antonio. No. Eccolo qui, espresso cream and double shot espresso from Starbucks. No, non ho promesso questo. È quello che mi è arrivato. Io ho promesso quello. Lui ha fatto una promessa. Lui ha fatto una promessa e mi è arrivato il caffè espresso della Starbucks con la crema freddo. Vabbè, dai, pago io. Non c'era dubbio. A questo punto, già che ci siamo, assaggio in diretta. Quelli, però, non è male, eh? Cioè, caffè freddo al latte con la crema. Sì, però non garantivo, eh. Questo non lo garantivo, il cioè andava bene. Pensa se prendevi il caffè vero. Trascia. Eccoci qua, momento benzina. Discorso importante che credo che a livello di costi vada affrontato. Come funziona qua la benzina? Intanto vedo che pompa nera e pompa verde. Benzina, diesel. Benzina, diesel. Cioè, contrario? Esattamente. Ma come? Ok. Come funziona qua? Vedo un botto del bottone, sembra il distributore delle bibite. Allora, diesel. Diesel ci abbiamo di qua e noi non ci interessa. Ok. E poi ci abbiamo regular, medium e premium. Cambia il numero di ottani, ovviamente. Sì. Io uso sempre esclusivamente la 91. Che poi sarebbe quella che è la nostra normale. Esattamente. Quindi in realtà solo alcuni distributori hanno anche oltre 100 ottani, eccetera. Esattamente, non tutti. Ok, io leggo $3.45, praticamente quasi 46. Però questo è un prezzo in galloni. E quanto sarebbe un gallone in circa litri? 3.7. Quindi diciamo che se andiamo a fare una rapida conversione di $3.45 comprensivo di tasse, lo trasformiamo in euro, alla fine saranno 3 euro e passa, 3 euro e qualcosina. Se l'andiamo a fare diviso per litri, viene tipo 0,90, neanche un euro al litro, diciamo così. Come funziona qua? Io provo a inserire la mia carta. Vai. Vediamo se funziona, perché non so se la carta è abilitata. Vai. Per fare questo. Funzionerà? No, ok. Quindi in questo momento credo che ti debba scoccare la carta per la... Non funziona perché la carta estera, probabilmente ci sarà qualche problema con i circuiti. Ok, quindi scrocchiamo la benzina al buon
Antonio, oh, poi tranquillo, te li do, eh. Sì, sì. Lo sai, lo sai, no? Quindi prendiamo questo, selezioniamo il 91. Esattamente. E quindi qui, mo che è sto pisellone? Come funziona? Prende il ficco dentro. E premi, esatto. Ok, e vado. Molto bene. Chiuso sto discorso, ragazzi, io direi che possiamo passare e andare oltre e spostarci al Motoclub Santa Monica. Ed eccoci qui, Motoclub Santa Monica, concessionario e dealer di fiducia di Antonio. La domanda che io mi faccio è: conviene comprare moto qui, seppure diciamo che questa è una categoria un po' particolare perché sono moto italiane, quindi diciamo che tendenzialmente mi aspetto che costino di meno da noi, però direi di entrare a questo punto, vediamo quello che succede, vediamo quanto costano le cose, ma più che altro sono interessato a sapere i costi relativi ai vari service, quindi tagliandi, manodopera, eccetera, perché so che i meccanici qui sono pagati veramente tanto. Allora sì, veramente tanto. Ok, vediamo insieme. Allora, RSV4RR, quindi la stessa identica moto che ho io. Prezzo? Sui $18,000. $18,000. Qui tutto quello che viene esposto è con prezzi senza tasse. Alla fine, se andate a fare conversione con euro, aggiunto di tasse e tutto, diciamo che più o meno al cambio attuale la moto costa 18.000 euro. In Italia l'RSV4RR, prezzo di listino, sta, mi sembra, qualcosa di meno. Direi di fare la prova del 9 controllando sul telefono il prezzo di listino della RR. Oh, figazzi. Fate più, ah, però questo è un vecchio modello. Ok, allora abbiamo visto su internet il prezzo di listino sta a 19.990, quindi diciamo che 18.000 euro questa nello specifico conviene. Però poco tempo fa qui accanto c'era una RSV4 Factory e la RSV4 Factory costava, ci hanno detto, 24.5, quindi diciamo 25.000 euro, sì. Perché alla fine tra cambio e tutto, ve l'ho già spiegato, quindi 25.000 euro, però abbiamo visto che su internet il prezzo della Factory, sì, quindi il modello di quest'anno, è maggiore di ben 2.000 euro, quindi a listino parlo, conviene chiaramente comprarla in Italia, ma questo penso che sia dovuto, questa discrepanza di 2.000 euro, alla questione importazione. Importazione, tasse, spedizione. Allora, abbiamo preso dal bancone Chris, che lavora qui al Motoclub Santa Monica, e con Antonio, che mi aiuterà in questa intervista, diciamo così, gli faremo un paio di domande. Allora, la prima domanda che ho per Chris è: quant'è il costo del primo tagliando, diciamo, per questa RSV4RR? First question is, how much is the first service that in Italy is 1,000 kilometers? Uh-huh. So here is 600 miles, correct? Mm-hmm. Correct. Okay. So what's the first service price on this bike? Around 380. $380. Total cost. Uh-huh. Total cost. Okay. Quindi, okay. Praticamente Antonio gli ha chiesto quant'è il costo del primo tagliando. Da loro è a 600 miglia, sì, che da noi sarebbe 1000 chilometri, sì, e costa $380 totale, quindi comprensivo di tasse, sì, che più o meno, sempre giocando sul fatto del cambio eccetera, più o meno siamo sulle 380 euro. Esattamente. Diciamo che i prezzi secondo me si discostano forse di un pizzico di meno in Italia, però il costo della manodopera invece qui quant'è? Ok, so the hourly rate of a mechanic in general, if I want to do like whatever work on a bike, how much is it? 115 is our hourly rate. Quindi so, sono $115 per un servizio orario di un meccanico. $115 comprensivo sempre di tasse? Più tasse. Più tasse. Sì. Ok, quindi più tasse. Diciamo che qui stiamo fuori altamente con l'accuso dall'Italia, perché sì, un meccanico che sia ufficiale, okay, della casa, quindi Aprilia, in Italia massimo andrà a prendere $80 quindi sì, qui i costi degli orari sono molto molto più alti. E siamo arrivati.
Cycle Gear, good stuff for motorcycles. Negozietto che mi aspettavo decisamente più grande, invece è un classico negozietto, però penso che ce ne saranno anche altri forse ce più grandi. Una decina. Forse anche più grandi di questo, vero? Ok, quindi questo è quello, diciamo, abbiamo questo vicino casa e andiamo in questo. Però immaginatevi tipo una specie di hangar enorme con tutta sta roba dentro. E niente, andiamo a vedere, facciamo un giro, vediamo quanto costa qui l'abbigliamento. Siamo dentro, lo store è abbastanza profondo, diciamo così. E cominciamo da un paio di caschi. Caschi. Per vedere. Ah, questa considera che è la parete dei caschi. Più ci sono i vari stand qua. E direi di vedere, visto che sono familiare con questo casco, il Pista GPRR, se lo hanno disponibile, che è un casco che comunque costicchia, come voi ben sapete. E non infatti credo che lo hanno. Allora facciamo una cosa, guardiamoci gli Shoei XP3, che anche il su mio. Questo sono familiare. Io in Italia lo sono andato a pagare, mi pare, al tempo, quando è uscito, intorno ai 550 euro. Sei pronto? Vai, spara. 742 dollari, quindi stessa identica conversione che abbiamo fatto prima, 742 euro. Parentesi. Un botto di più. Ok. Che tra parentesi, sì? Se mi posso permettere, vai, io l'ho appena acquistato, io l'ho pagato come te, in Italia, e ora me lo faccio spedire a mio padre con 50 dollari e pago sempre di meno. Perfetto, quindi come in Italia, fatta la legge, esatto. Trovate l'inganno. Qui invece abbiamo pagato in Italia la colorazione monocolore 300-350 euro. Qui la versione col colore sono 471 dollari, quindi 471 euro. Diciamo che stai una settantina di euro, forse anche un centinaio di euro in su. Sì. Perché chiaramente poi dipende dalla grafica, se è quella nuova, se è quella vecchia, certo, eccetera. Però comunque i prezzi dei caschi abbiamo capito che sono più alti in assoluto. Spostandoci poi un po' nello store, attenzione, pneumatici, questa è una particolarità, in Italia non ne conosco. Motul 7100 10W40, olio che conosco, 4 litri, li fanno 64 dollari. Ok, quindi 16 euro al litro. Per il 7100 un po' caro, è un po' caro, si può trovare di meglio. Considerate che io su internet ho preso il V300, 5 dollari di più. Infatti, si può trovare a molto meno e anche il 300W che è una qualità superiore. Postandoci nella parte invece giacche, ok, vediamo danese perché sono stato in store e questa è la mia giacca, quella col D-Air. Prezzo, eccolo qua, ce l'ho dietro. 1300 dollari per la giacca, questa D-Air, di più dell'Italia, perché in Italia questa la paghi intorno ai 1100-1200. Quindi diciamo un prezzo leggermente più alto. Però regà, ci sta, perché comunque danese è una marca italiana. Sì. Quindi chiaramente costi di importazione, quello e quell'altro, ci può stare. Però credo che comunque su internet, anche qui in America, i prezzi sono più bassi. Sì. L'unica cosa che andrei a vedere poi, se ce l'hanno, ma non lo so, con i Full Metal Six. Quanto che costa? 429 dollari, regà. E in Italia costano decisamente di meno. Siamo sui 400 euro, forse anche qualcosa di meno. Se poi spulciate online, probabilmente trovate sicuramente offerte migliori. Direi Italia 1, America meno 4. America meno 4 e portafoglio sicuramente più vuoto. Detto questo, ragazzi, io credo che per questo video sia tutto. Ringrazio ancora una volta Antonio per la compagnia e per essere il mio cicerone personale, la mia guida in queste due settimane qui a Los Angeles. Spero che il video vi sia stato utile e che l'abbiate trovato interessante. In fin dei conti, alla fine i nostri prezzi non sono affatto male. Chiaramente l'internet è un posto meraviglioso, pieno di offerte, quindi vi invito a cercare lì prima di andare in altri stati magari a prendere l'abbigliamento. Io, visto che stavo qui, non potevo rinunciare, ero troppo curioso e quindi sono venuto a verificare di persona. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sempre qui a LA. Da Freccia Verde e in moto a Los Angeles è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Yeah.